Allora, siamo ai Fratelli Sacchi al Monte Ortobene, albergo storico. E questa parte è tutta abbandonata, non viene usata. Ora, io vorrei riuscire, se riesco, delle ragnatele, a farvi vedere almeno una stanza, a riuscire a entrare da qualche parte. Vediamo un pochino cosa si può fare. Era chiuso, volevamo fare colazione, ma non è possibile. Quindi vediamo un attimino cosa è possibile fare. Solita sedia. Proprio chiusa. Qui praticamente ci sono i bagnetti. Naturalmente è tutto abbandonato qui. Qui vediamo se riuscite a vedere qualcosa. Pieno di vetri. Stiamo girando intorno, ma qui probabilmente veniamo un altro momento e chiediamo la possibilità di entrare. Sul tetto. Siamo sul tetto. Chi l'avrebbe mai pensato?
bene. Allora, vediamo i comignoli. Questo era l'albergo più in di tanti anni fa. Qui la sera, le sere d'estate si cena, ci sono complessini. Comunque, torneremo per mi sembra proprio abbandonato, cioè non è più gestito. Mi sembra proprio abbandonato, non è più gestito. Sì. Cioè, sono salita sul tetto. Questo era il bar. Ma fino a poco, cioè la scorsa estate era aperto. Ti ricordi che eravamo venuti anche d'inverno, no? L'hotel dei Fratelli Sacchi sul Monte Ortobene ha chiuso i battenti dopo 50 anni di attività. Per la terza volta, costruito alla fine degli anni 60 per iniziativa di Zenobio e Antoneddu Sacchi, l'albergo ristorante fu tra i primi a registrare il successo del turismo enogastronomico. Di primo acchito fu accolto dai nuoresi con grande perplessità, soprattutto perché nessuno era disposto a scommettere sul futuro dell'impresa turistico-ricettiva, anche perché Oliena, nella zona di Sugologone, stava imponendosi all'attenzione dei visitatori un altro pioniere del turismo nelle zone interne, Peppeddu Palimod. Entrambi gli operatori hanno incominciato dal nulla, i fratelli Sacchi gestendo un bar a Nuoro in piazzetta Mazzini e Palimod con una piccola fabbrica che produceva gazzose. Tutti e due, una volta avviate le rispettive attività, hanno poi scelto di cimentarsi nella ristorazione, incominciando dai panini imbottiti, per poi arrivare anno dopo anno alla preparazione e all'offerta del menù tradizionale. Operazione che aprì ad entrambi le porte del successo, solo che per i Palimod la festa continua, mentre per i Sacchi il declino è incominciato all'indomani del sequestro nel 91 di Antonio, durato ben 6 mesi. Il rilascio infatti avvenne il 20 gennaio dell'82, data fatidica perché dà il via al lento declino dell'impresa turistico-alberghiera. Riuscita ad entrare, c'era una finestra aperta.
Facciamo in fretta. Vedete? La mia volontà nel visitare questo luogo era la perplessità nel vederlo così senza vita, dopo averci passato tante feste, karaoke, matrimoni, compleanni, colazioni in giornate d'inverno, cenette romantiche con mio marito prima che chiudesse, eccetera. Inoltre, da anni l'albergo non funzionava più ed ero curiosa di vedere com'era. La mia vuole essere anche una denuncia per lo strato in cui si trova e per la sua mancata riqualificazione. Subito dopo la visita mi sono adoperata perché i proprietari, tramite delle mie conoscenze, venissero avvisati della finestra spalancata che dava la possibilità a chiunque di entrare. Questi sono posti che ci sono cari a noi nuoresi e che non vogliamo vedere vandalizzate. Scusate se durante la visita non ho usato il mio solito faretto e ho fatto molto in fretta. L'ho fatto perché non si vedessero troppo le cose al suo interno, per rispetto ai proprietari. Ho voluto fare una panoramica del luogo, non un resoconto degli oggetti, per eventuali vandali che già hanno rotto vetri sul retro della struttura e che hanno lasciato aperta la finestra che fa da varco. Io nel sotterraneo non ci vado. Questi sono i bagni. Questo è l'albergo. Questo è il deposito di sedie che abbiamo visto prima.
Allora, sopra. Sedia. Oddio, che roba. Grazie.